Solo adesso, dopo i primi giorni di riscaldamento, la nuova stufa Tuli Kiwi è collaudata e pronta per un'ottimale emissione di calore. Ora conoscete già come effettuare il riscaldamento della stufa Tuli Kiwi. Tutto funziona come il giorno precedente. Ricordate che la stufa Tuli Kiwi è una stufa ad accumulo termico e quindi non deve essere usata con il fuoco continuo. Un riscaldamento normale necessita di 1 a 3 aggiunte di legna e dura quindi da 1 a 3 ore. La pietra Ullari immagazzina il calore efficacemente durante il riscaldamento e lo rilascia uniformemente sotto forma di calore radiante per la durata di un giorno all'incirca, a seconda delle dimensioni della stufa. È importante fare attenzione alla giusta quantità di legna, infatti lo scopo è di risparmiare energia, non di riscaldare troppo l'ambiente e in nessun caso di riscaldare la stufa in modo eccessivo. Come regola generale, calcolate 1 chilo di legna in ceppi per 100 kg di peso della stufa. Se la stufa Tuli Kiwi pesa 1000 kg, la quantità massima di legna in ceppi per ogni riscaldamento sarà pari a 10 kg. Se questa quantità è introdotta 2 o 3 volte, la quantità per ogni carico è quindi di 2,5-3,5 kg di legna. Non conviene riscaldare maggiormente, poiché si sovraccaricherebbe la stufa e si sprecherebbe energia. Una volta assorbito completamente il calore, la pietra Ullare non ne assorbe più, dopodiché necessita di tempo per rilasciare l'energia assorbita. Notare bene che la temperatura dell'aria nel vostro locale non arriverà immediatamente alle alte temperature raggiunte con altri tipi di riscaldamento. Infatti, il calore radiante naturale delle stufe Tuli Kiwi riscalda in modo piacevole e sano. Una temperatura ambiente di 18-20 gradi è ottimale. Sentirete il calore radiante diffondersi uniformemente in tutto il vostro corpo, dai piedi fino alla testa. Ancora un suggerimento. Tutte le stufe Tuli Kiwi sono provviste nello sportello del focolare di una valvola secondaria per la regolazione del tiraggio, tramite la quale le fiamme ricevono ulteriore ossigeno, che permette una migliore combustione. Durante la combustione della legna, questa valvola secondaria deve sempre rimanere aperta fino a completo incenerimento della legna.